Allora, volevo solo ricordare, prima che si esibisca, due cose pratiche. Dov'è la Pinacotec? Perché lui voleva saperlo, magari qualcuno di voi vuole saperlo perché non è di Bondeno. Voi arrivate in piazza, esattamente dove c'è il municipio, che è riconoscibile perché tutti i municipi assomigliano, a destra trovate un cartello e lì praticamente è la Pinacoteca. La Pinacoteca è anche un posto giusto per esporre, mi sembra. Un'altra cosa che ho dimenticato di dire prima è che oltre agli incontri che ho già citato, quindi il Prevenzione al Cinema di Fantasia tra le 17 e la Tavola Rotonda 16:30, alle 18, sempre il Alessandro Dovico presenterà in anteprima il suo prossimo libro di apogeo che si chiama Suoni Futuri e che tratta appunto del rapporto musica-internet. Quindi ci sarà in Pinacoteca una coda di presentazione al dibattito di questa mattina. Già alle 15 appunto abbiamo anticipato la presentazione della mostra di fotografie. Ecco, fatte queste comunicazioni di servizio, passo senz'altro la parola al professor De Michele. No, non ci stai lì, devi venire più qua. Volevo farne anch'io una comunicazione di servizio. Allora, intanto ci sono, l'intervallo è già stato fatto, per cui non sarebbe necessario uscire una seconda volta. Ci sono state due o tre ragazzine comunque che avevano chiesto di andare in bagno perché gli scappava. Adesso davanti a tutti possono farlo, non farla, c'è il loro bisognino, ma possono andare in bagno. Quei due o tre che avevano chiesto precedentemente. Poi gli altri, intervento. La nostra partecipazione qui oggi è in sostituzione di attività scolastica, quindi questa lezione, d'accordo? Non è un divertimento, quando fate l'assemblea siete autogestiti, in questi casi siete pregati di fare attenzione, mi rivolgo ovviamente agli studenti del liceo scientifico di Bondeno, gli altri possono disporre diversamente. È previsto che il tutto termini attorno alle 13, se dovesse terminare qualche minuto prima siete liberi di andare a casa, come abbiamo già detto. Se finisce prima delle 12:30 rientriamo a scuola, però no, no, sì, lo sapete anche perché è stata la comunicazione, quindi regolatevi di conseguenza. Se fate confusione rientriamo a scuola precedentemente, quindi siete pregati di prestare attenzione. Tra le altre cose, mi dispiace dirlo, ma invito anche gli insegnanti a ricordare che sono in servizio e quindi non essere i primi a dare l'esempio, a parlare per tutto il periodo. Quindi se siete chiamati voi a star zitti, anche gli insegnanti devono parlare che voi stiate zitti e non parlare fra di loro.